Ciao amici di Sola Illion, oggi si parla di Final Fantasy. Immagino che molti di voi stiano giocando in questi giorni Final Fantasy XV, che è uscito da qualche giorno su PlayStation 4 e Xbox One. Allora direi che davvero è il momento migliore per parlare di questo qui, che è Final Fantasy XV Kingslave, che è il lungometraggio in computer grafica che ha lo scopo di accompagnare appunto l'uscita del videogioco. Come avrete visto, Square Enix per il lancio di Final Fantasy XV ha deciso di effettuare delle operazioni transmediali, diciamo così, quindi oltre al videogioco è presente questo lungometraggio in computer grafica più un altro anime della durata totale di un'oretta circa, che espandono la storia di Final Fantasy XV con dei dettagli in più. Come saprete, l'anime si concentra per lo più su Noctis e sul gruppo di amici che lo accompagnano. Invece Kingsglaive si concentra per lo più sulla storia di ciò che accade a Lucis, nella città di Insomnia, dove il re Regis si trova costretto ad accettare le condizioni dell'impero di Nightflame per poter portare pace nel regno. Il film si concentra su questo gruppo di guerrieri chiamati appunto Kingsglaive, che sono dei soldati d'élite, diciamo così, ai quali il re concede dei poteri particolari. Quindi in questo film seguiremo ciò che accade appena prima dell'inizio del gioco, tant'è che il finale del film si collega direttamente all'inizio del gioco. Devo dire che per quanto non avessi grosse aspettative, il film tutto sommato si è rivelato un buon prodotto. Chiaramente considerate che il film è stato prodotto per promuovere il gioco, quindi non vi dovete aspettare questo grande capolavoro di sceneggiatura se non un ottimo prequel per conoscere meglio la storia del gioco. A mio avviso, è quasi obbligatorio, tra virgolette, guardare questo film anche solo per capire alcuni rimandi, alcune citazioni che poi ci sono nel gioco che rimandano appunto a quello che accade qui. Devo dire che la parte migliore del film è sicuramente l'aspetto tecnico. Per quanto siamo abituati alla grafica delle console di attuale generazione, vedere un film in computer grafica con la cura che è stata posta come in questo è davvero ottimo, è fantastico perché vi accorgete come in alcuni momenti sia anche difficile distinguere i volti, le espressioni, le inquadrature da una scena realizzata con attori reali. Tra l'altro, nei contenuti speciali, ci sono diversi contenuti all'interno del film viene anche mostrato il procedimento con cui si è arrivati alla realizzazione dei modelli dei vari protagonisti che si sono basati chiaramente sul motion capture. Inoltre, nella versione, come potrete vedere, sulla copertina campeggiano nomi piuttosto famosi, c'è cioè Aaron Paul, Lena Headey e Sean Bean. Nella versione inglese del film, Luna Freya, la principessa, è doppiata da Lena Headey, la Cersei di Game of Thrones. Sean Bean, invece, Boromir o appunto Ned Stark, ha doppiato Re Regis e Aaron Paul doppia Nyx. Aaron Paul è il Jesse di Breaking Bad. Nella versione italiana non si sono voluti mantenere gli stessi doppiatori di quella originale, quindi non corrispondono effettivamente i doppiatori degli attori a quelli lì inglesi, però il lavoro fatto è comunque molto molto buono. Che altro dire? A me, tutto sommato, questo film non è dispiaciuto. Se visto come effettivamente un prequel, cioè un evento delle informazioni aggiuntive alla storia, è godibilissimo. Non si riesce ad approfondire chiaramente molto la storia dei singoli personaggi. Se guardato senza attendersi chissà che grande produzione hollywoodiana, vi posso assicurare che rimarrete soddisfatti. Allora, noi ringraziamo Universal Pictures per averci inviato questa copia promozionale. Ovviamente il film lo trovate in vendita singolarmente come Blu-ray oppure come DVD.
altrimenti è incluso già nelle edizioni limitate del gioco. Allora, che dire, grazie per avermi seguito in questa mini video recensione del film. Ancora ve lo consiglio e giocate a Final Fantasy XV perché è un grande gioco. Ciao!